Brindisi e mega torta allo Stadio della Vittoria di Tolentino per festeggiare 95 anni di storia cremisi, insieme a tifosi, giocatori della prima squadra, staff tecnico e dirigenziale alle vecchie glorie. Festeggiamo questi 95 anni, facciamo festa e non siamo bravi, nel senso non vogliamo dimostrare nulla, vogliamo solo dimostrare la nostra passione, la passione di tutti quelli che ci aiutano ad andare avanti giorno dopo giorno. Sono intervenuti anche il consigliere con delega allo sport Francesco Colosi, l'assessore Orietta Leonori e il sindaco Giuseppe Pezzanesi. Lo sforzo che stiamo producendo oggi tutti insieme, a partire dalla società, dal presidente Mazzocchetti e da tutto il consiglio direttivo, da tutti coloro che lavorano in maniera silente e umile tutti i giorni per realizzare, ecco, per tenere gli impianti sportivi a questo livello e per stare vicino a questi ragazzi, per educarli, c'è il nostro ringraziamento più totale. Poi ecco, noi come amministrazione abbiamo fatto il nostro dovere in un momento così difficile, significa abbiamo supportato l'Unione Sportiva Tolentino nelle sue varie espressioni, dai più giovani fino alla prima squadra, perché riteniamo che sia anche, come dicevo prima, una funzione più che, non solo sportiva ma anche sociale. Per il presidente del Tolentino Calcio, Mazzocchetti, è stata anche l'occasione per presentare le novità della stagione che sta per iniziare. Abbiamo anche nuove iniziative, una delle iniziative più particolari è quella dello streaming radio in diretta, quindi chiunque in qualsiasi parte potrà sentire la partita del Tolentino direttamente su Radio Delta, che è una radio in streaming e quindi si può sentire in internet in tutto il mondo. L'altra novità è che abbiamo creato un canale che si chiama Cremisi TV, in cui faremo vedere tutte le partite e ci sarà proprio un videogiornale del settore giovanile, un esperimento che vorremmo fare per far conoscere le nostre attività giovanili un po' dappertutto.